Marisa Fontana, che diciamo, riuscirà a presentarsi e soprattutto a fornire qualche interessante informazione sulla sua esperienza, che è molto vasta e molto variegata, peraltro. E prego, Marisa, a lei. La linea tenga, non succeda come prima, più che altro, Speriamo, ti veramente. sto tenendo le dita incrociate, infatti. Ok. Bene, niente, io faccio libera professione, non per scelta, ma per necessità. Lavoro soprattutto in Romagna e se non altro perché ho i capelli bianchi, un po' di cose le ho viste, insomma. E quindi non pretendo di darvi informazioni di tipo scientifico, chiaramente, perché i miei predecessori hanno ovviamente illustrato in maniera precisa e puntuale i risultati di tante prove, di tante esperienze e la mia, diciamo che è un'esperienza un pochino più pratica, insomma, vi riporto un po' di cose che ho visto, che ho percepito e poi magari, insomma, possono essere spunti per discussione magari con i professori dell'Università di Piacenza. Provo a condividere lo schermo. Prego. Dunque, eccola qua. Perfetto. Si vede? Perfetto, sì, può mettere in modalità Ok. presentazione. Presentazione e partiamo. Sembra che non gli piaccia. Ecco, perfetto. Ce la facciamo. Bene, allora vediamo un po' come incominciare. Beh, intanto i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità sono sicuramente le due criticità principali dell'agricoltura del XXI secolo. L'analisi del cambiamento climatico tendenzialmente tende a mettere sempre in primo piano il fattore temperatura, però ci sono sicuramente altri elementi che sono in grado di condizionare la qualità delle uve e di conseguenza anche dei vini. E direi prima di tutto il crescente tasso di anidride carbonica nell'atmosfera, che sicuramente può avere delle influenze sulla crescita della vite. Il bilancio idrico sempre più critico, un collega che è sceso da Conegliano 2 giorni fa mi ha detto che non ha mai visto il Po in queste condizioni, isole di sabbia che affiorano qua e là, quindi sicuramente quest'anno non cominciamo bene in termini di risorse idriche disponibili, la scarsa piovosità sempre più frequente e sicuramente il cambiamento anche nella presenza e nell'intensità con cui si manifestano determinate patologie. E poi aggiungiamoci che questo cambiamento climatico sembra che non sia un cambiamento, insomma, fine a se stesso e circoscritto, ma è un alternarsi, insomma, di annate più o meno secche, più o meno siccitose e annate invece piovose, con questi eventi piovosi che spesso e volentieri sono eventi piovosi importanti, eventi estremi che portano poi erosioni importanti, dissesto idrogeologico, grandinate importanti, gelate tardive e poi c'è da aggiungere appunto che ci siamo orientati verso una viticoltura, comunque un'agricoltura in genere, che ha portato nel tempo anche a una eccessiva semplificazione degli agroecosistemi, di conseguenza anche questo sicuramente qualche problema lo dà. Ho voluto, mi sono divertita a mettere su un grafico alcune informazioni sul libro che ho letto anni fa sul clima e che metteva in relazione lo sviluppo dell'impero romano con la situazione del clima, quindi con il fatto che man mano appunto il clima si riscaldava, l'impero romano si allargava, tanto che nel 92, ai tempi di Domiziano, ci fu emesso l'editto in cui si invitavano i cittadini europei in qualche modo a ridurre gli impianti di vigneto perché eravamo appunto in una crisi di sovrapproduzione. Mentre invece noi romagnoli, io sono molto romagnola, quindi pensiamo di aver inventato noi questa nuova modalità di fare Sangiovese da disciplinare, che è appunto il Sangiovese passito. In realtà in epoca greca, poi vabbè, nelle epoche precedenti abbiamo poche informazioni, insomma, tangibili, ma in epoca greca ricordiamo soltanto Esiodo che ci raccontava come bisognava
bisognava, per fare un vino, diciamo, decoroso, gestire le uve. Esiodo è vissuto, diciamo, in un periodo freddo, nell'ottavo secolo avanti Cristo ci diceva che prima di fare il vino dovevamo staccare i grappoli e tenerli al sole per 10 giorni prima di incominciare a pigiarli. Quindi la viticoltura, questa riga rossa è lo sviluppo della viticoltura, vedete che comincia a svilupparsi quando passiamo dal periodo freddo al periodo caldo di espansione dell'impero romano, ma anche della viticoltura. Inizia un periodo più freddo e cade l'impero romano, ma comincia a scendere anche la viticoltura. Poi vabbè, ci sono alcuni momenti salienti che sono comunque rapportati a quello che è l'andamento climatico, fino ad arrivare a tempi più recenti, che ho cercato di invece di sistemare in maniera un pochino più allargata. Quindi la diffusione della viticoltura a livello mondiale, dopo le esplorazioni, dopo la scoperta dell'America, ovviamente si verifica in questo periodo. Poi abbiamo appunto la crescita fino alla comparsa dei flagelli Oidio, Filossera e Peronospora, e poi di nuovo che calo che è dovuto certo al clima, perché in quel periodo era caldo, ma appunto all'arrivo di queste di questi patogeni. Poi di nuovo abbiamo un incremento della viticoltura grazie anche alle sovvenzioni che invitarono, vista la richiesta importante, a fare vigneti razionali, vigneti diciamo industriali, perché fino a quei tempi l'agricoltura era di supporto all'agricoltura, e iniziano con i piani Fioga i vigneti veri e propri, e arriviamo alla massima espansione della viticoltura a livello mondiale nel 1970 sostanzialmente. Poi il ritorno di freddo ci porta anche ad avere una riduzione dei vigneti, la produzione è eccessiva, quindi ci sono delle sovvenzioni per ridurre la coltivazione dei vigneti, e poi arriviamo alla ripresa del caldo e alle ristrutturazioni che hanno portato alla situazione attuale. Poi vedremo cosa ci dice la nuova OCM, insomma, quindi questi alti e bassi legati al clima. Bene, andiamo benissimo. Stare. Date. Ecco qua, è riperto. Bene, ritorniamo all'agricoltura all'ambiente. Insomma, sicuramente l'agricoltura è un'attività molto impattante, che esercita pressioni importanti su quelle che sono le principali matrici ambientali, l'aria, l'acqua, il suolo e anche la biodiversità. Non dimentichiamo, ci ho messo questo disegnetto qua, perché forse ce lo dimentichiamo spesso, che la vita è nata nell'acqua, e oggi come oggi nel nostro percorso evolutivo, appunto, dicevo, ci siamo dimenticati di quanto sia importante l'acqua e la stiamo rovinando, insomma, rimettiamo i rifiuti nell'acqua. L'attività agricola sicuramente ha degli impatti importanti sull'atmosfera, produce sicuramente anche i fatidici gas serra, e sicuramente non tanto la viticoltura quanto gli allevamenti, ovviamente, anche se sono state messe in atto comunque soluzioni importanti per ridurre anche queste emissioni. Poi il suolo, che ultimamente è stato, diciamo, molto attenzionato. 2015 è stato l'anno del suolo, però insomma, non dimentichiamoci che ancora continuiamo a perdere quantità importanti di suolo ogni anno. Nel 2020 mi sembra abbiamo perso circa, in Emilia-Romagna, circa il 9% di suolo. Quindi dobbiamo appunto prestare estrema attenzione anche alla conservazione del suolo, perché non è solo un supporto, è qualcosa di più. E poi anche il tema della biodiversità, che ha portato a questa semplificazione, insomma, la perdita che c'è stata in questi anni,
è stata veramente, negli ultimi 30-40 anni, è stata veramente importante. Negli ultimi tempi sicuramente si sta rivalutando l'agricoltura anche come strumento per la tutela dell'ambiente e del paesaggio, e c'è una parolina che intanto la comunità europea tira fuori, che è la multifunzionalità dell'agricoltura, e in questa parola sicuramente dentro ci sono anche appunto delle funzioni di tipo sociale che l'agricoltura può svolgere. Andiamo a vedere intanto come primo tema l'importanza della biodiversità e la perdita della biodiversità. Ecco, tanto per cercare di esemplificare la cosa, questa qui è una vecchia alberata ancora superstite, com'era l'agricoltura prima dei famosi piani Feodora, queste alberate in cui dentro c'era di tutto un po', piante da foglia, piante da legno, piante da frutto e la vite. Quindi dei sistemi estremamente complessi che, dicevo appunto, dopo diciamo dal dopoguerra in poi sono stati sempre più semplificati fino ad arrivare agli impianti fitti degli ultimi tempi, cosa che oggi come oggi vedo che molti stanno cercando di tornare indietro, e quindi quelle distanze di impianto che avevano portato a vantarsi dei 10.000 ceppi per ettaro, oggi come oggi sono piuttosto insomma, rischiosi, ecco, bisogna cercare di tornare un pochino indietro. Spiace per i vivaisti, però probabilmente qualche vite in meno può voler significare parecchio in termini di maggiore equilibrio in campagna. Ecco qua, vi dicevo, il famoso passaggio dalle piantate alla pergoletta, diciamo, industriale, quella con i tutori morti, con i piani Feoga, e poi da partire dagli anni 2000 i piani di ristrutturazione azioni vigneti che hanno portato questi vigneti a queste viti tutte in fila come soldati, insomma. Lo spiccio è estremamente semplificato, se non fosse che qualcuno ha detto che l'inerbimento era importante, sarebbero veramente dei e questo volentieri costituiti veramente molto molto semplici. C'è una parolina magica che ultimamente pronunciano in tanti, che è resilienza. Resilienza significa saltare indietro. Insomma, di fatto in psicologia questo concetto qui indica la capacità di far fronte in maniera positiva ad eventi traumatici. Non vedo perché questo non possa essere applicato anche alla viticoltura. Insomma, dobbiamo acquisire strumenti e conoscenze che ci consentano appunto di far fronte a questi cambiamenti che ci sono, e talora effettivamente anche ad eventi improvvisi e piuttosto traumatici. Quindi anche in viticoltura possiamo cercare di mettere in atto delle strategie adattative per cercare di continuare a produrre vini di qualità. Prima i professori appunto ci hanno raccontato un po' di cose, tutti gli studi che hanno fatto, proprio per cercare di darci una mano a trovare le strategie più adatte per le nostre diverse situazioni. Un'altra cosa che si può fare sicuramente è diversificare, perché la diversificazione è riconosciuta a livello scientifico come fattore di promozione della resilienza degli agroecosistemi, e quindi può no? Ho portato ad esempio un lavoro che è stato fatto in Portogallo. In Portogallo sono riusciti a mettere in atto una strategia di selezione e conservazione di tutti i materiali, di vecchi materiali di vite che avevano prima delle ristrutturazioni, mettendo appunto un sistema di conservazione. Hanno conservato moltissime varietà, fino a 200 varietà diverse, di cui hanno conservato circa 30.000 genotipi, e li hanno collezionati tutti insieme, e da lì sono ripartiti per fare nuovi vigneti. Quindi hanno circa 20.000 ettari, fino a qualche anno fa erano, forse sono aumentati, di vigneti costituiti da moltissime accessioni della stessa varietà, quindi vigneti estremamente complessi, che vanno un po' contro quello che è stato fatto fino a, cioè quello di fare dei vigneti monoclonali, monovarietali e monoclonali. Quindi siccome in Italia insomma, bisogna andare dei cloni di materiali certificati per le ristrutturazioni e quant'altro, è difficilissimo riuscire a fare
dei vigneti, se non per autoproduzione, selezionando le piante all'interno appunto di vecchi vigneti propri. Quindi questo vigneto qui che vi mostro è un vigneto che ho realizzato cercando appunto di aumentare la resilienza, un vigneto dove non c'ho acqua, non c'ho niente, quindi devo cercare in qualche modo di renderlo un pochino autonomo e autosufficiente. Quindi questo vigneto qui è stato messo a dimora con 15 cloni di Sangiovese, messi tutti all'interno dello stesso vigneto, proprio per cercare di avere variabilità e quindi costanza nel tempo, climatiche da un anno all'altro, nel risultato finale del vino. Infatti, il vino che si ottiene da questo vigneto qui non si chiama caso Resultum, perché appunto è il vino che deriva dal vigneto resiliente in qualche modo. Quindi il vitigno è uno, è il Sangiovese, i cloni sono 15, sono tre Portinnesti diversi a seconda delle caratteristiche del terreno. Abbiamo cercato di mettere appunto anche qualche Portinnesto diverso. E poi soprattutto c'è moltissima diversità spontanea. Perché cerchiamo di preservare, insomma, ci sono le idee spontanee, ci sono tutte le ginestre intorno, insomma, abbiamo cercato di mantenere tutti i boschetti, le rive nell'intorno per cercare appunto di mantenere comunque una diversità anche ambientale nell'area circostante. Un'altra cosa che facciamo proprio per aumentare, e ultimamente lo faccio spesso, insomma, per aumentare quella che è la biodiversità, anche nel terreno, è quella, visto che spesso i terreni sono piuttosto sfruttati, diciamo, aumentare un attimino anche la variabilità nel terreno, micorrizzando gli apparati radicali al momento dell'impianto. Il vigneto che vi avevo mostrato prima, questo qui è al momento dell'impianto, è stato inoculato appunto con micorrize perché non avevamo conoscenza di quanto nel terreno ci potesse essere, nonostante questo non fosse un terreno particolarmente sfruttato, era abbandonato da anni, l'abbiamo in qualche modo recuperato. Però appunto per essere tranquilli, per farle partire un po' più di comfort, diciamo, abbiamo micorrizzato le radici, gli apparati radicali. Poi li abbiamo aiutate anche interrando, al momento appunto dell'impianto, della zeolite granulare, che insomma dà una mano a questi apparati radicali a conservare l'acqua nei pressi delle radici, acque e nutrienti che poi vengono ceduti al momento del bisogno. Questa vigna qui è stata impiantata nel 2017, è stata un'annata caldissima, dicevo, non avevo acqua, però abbiamo avuto un attecchimento, abbiamo avuto praticamente un numero di fallanze che era all'interno di quelle che normalmente vengono ritenute fisiologiche dagli impiantisti, quindi siamo stati veramente intorno al 1,5%, insomma, veramente una cosa assolutamente fisiologica, diciamo. Quindi probabilmente, insomma, un po' questi interventi ci hanno dato una mano. È chiaro che appunto nell'ottica di cambiamento climatico si può sicuramente andare a ripensare anche alla scelta varietale, cercare di avere variabilità appunto in termini di biotipi, ma anche all'interno di una stessa varietà, ma anche avere la possibilità di andare a prendere in considerazione delle vecchie varietà che al momento, cioè nel passato, non davano troppe soddisfazioni. Allora, intanto, nel passato si cercavano delle varietà molto produttive, avevano bisogno di vino e quindi si sono concentrati dopo la ricostruzione post-filosserica e dopo l'ultimo conflitto mondiale, si sono concentrati sulle varietà che producevano di più, quindi qui in Romagna, Trebbiano, Sangiovese, Barbera, Croatina nel Piacentino, Malvasie nel Reggiano. I Lambruschi, sicuramente il Lambrusco di Solvara era stato molto abbandonato, ci si era concentrati su Lambruschi tipo il Marani, molto più produttivi, sul Maestri, molto più colorato. Ecco, oggi come oggi invece si stanno recuperando tutta una serie di vecchie varietà
che appunto erano state abbandonate o perché poco produttive o soprattutto perché poco produttive oppure perché avevano altri difetti. Vi ho messo alcuni esempi, giusto per dirvi alcuni perché. Intanto il pignoletto, che prima ha detto uno dei ragazzi, adesso non mi ricordo quale, che è uno dei vitigni più importanti dell'Emilia Romagna. Sì, oggi è la nostra risposta al Prosecco, diciamo. In passato era un vitigno relativamente poco coltivato, probabilmente perché intanto poco produttivo sicuramente, ma anche perché molto tardivo. Se andate a guardare nei manuali, il pignoletto lo danno raccolto a ottobre. Oggi non si può sentire una cosa del genere, insomma. Spesso e volentieri, per fare il basi spumante di pignoletto raccogliamo a volte prima di Ferragosto. Quindi per dirvi come le cose siano cambiate e come appunto alcuni vitigni a maturazione a volte molto tardiva, dove si rischiava appunto di arrivare talmente lunghi che o marciumi oppure appunto poco zucchero, oppure raccolte veramente, mi ricordo l'uva d'oro la raccoglievano i miei o i miei nonni al 1° di novembre, ecco, per dire. Per cui insomma oggi come oggi quei vitigni lì maturano molto prima, altri vitigni appunto che a maturazione tardiva sono stati ripresi in considerazione. La malvasia Casalini, una malvasia che probabilmente era la vera malvasia che era diffusa tra Parma e Piacenza, quella che poi ha dato origine alla malvasia di Candida aromatica, ma che ha fatto figli un po' in tutto il nord Italia, che è appunto la malvasia un tempo nota come odorosissima, oggi chiamata Casalini in onore del Signore che l'ha conservata e che l'ha portata fino ad oggi. Ecco, questa è una varietà che era stata abbandonata perché avendo fiore femminile in certe annate non produceva assolutamente nulla, ma ha un'aromaticità spiccatissima, figlia di Moscati, quindi indubbiamente rispetto alle malvasie di oggi, veramente dal punto di vista aromatico una spanna sopra. Un'altra varietà che era stata praticamente relegata a fare aceto nel Modenese è la Trebbianina, il Trebbiano di Spagna. Anche questa è una varietà a fiore femminile, di conseguenza anche questa poco produttiva, era stata conservata a livello di alcune famiglie proprio solo ed esclusivamente per fare aceto balsamico tradizionale. Quando si sono accorti che i vecchi vigneti non potevano essere ristrutturati, perché anche per fare aceto i vigneti devono essere in regola con le norme della viticoltura, e questa varietà è stata iscritta. Alcuni l'avevano utilizzata in passato per fare degli champagne, passatemi il termine, che lasciavano in affinamento anni e oggi c'è appunto a livello di Modenese, ci sono alcuni giovani viticoltori che hanno ripreso a coltivare questo vitigno qui per farne proprio dei vini spumanti. Con direi enorme successo, enorme riscontro di consumo. Poi c'è questo Lambrusco qui che mi è sempre stato molto simpatico, che è il Lambrusco Oliva, che era stato abbandonato perché aveva questo, cioè il distacco facile dell'acino. Oggi come oggi, quello che si cerca nell'ottica appunto di poter meccanizzare il più possibile è quello di avere dei vitigni con la cascola facile. In realtà, in passato assolutamente no, perché quando il viticoltore andava a prendere il grappolo e si sgrana tutto per terra, si prendeva metà dell'uva in giro. E invece oggi varietà come queste potrebbero essere assolutamente riprese in considerazione in un'ottica di meccanizzazione della raccolta e fra le altre cose dà un ottimo vino, un ottimo prodotto. Ripensare alla scelta varietale anche utilizzando eventualmente delle nuove varietà. So che nel Piacentino stanno lavorando molto sulle Ervi, che era un incrocio fatto dal professor Fregoni quando io facevo l'asilo e che poi è stato dimenticato. E oggi invece è stato ripreso assolutamente in considerazione. Qui in Romagna invece abbiamo, siccome c'erano le due scuole di pensiero, no? La Romagna in Trieri e l'Emilia a Fregoni, qui in Romagna invece abbiamo incominciato a valorizzare questo incrocio fatto dal professore in Trieri, che si chiama Merlese, che deriva appunto dall'incrocio tra Merlot e Sangiovese. Sangiovese è la mamma e Merlot è il padre. E questo vitigno qui a suo tempo era stato pensato per, diciamo, in qualche modo dare una mano al Sangiovese, che come sapete è un vitigno che dà dei vini con problemi di stabilità del colore, insomma, è un bianco travestito da rosso, come si dice spesso, e quindi nel tempo.
poteva dare problemi di stabilità del colore. Di solito veniva appunto in qualche modo, visto che il disciplinare lo consente, si può arrivare al 15%, abbinato a Merlot, a Cabernet, a altri vitigni rossi, invece un po' più coloranti, Ancellotta. Per cui il professore pensò appunto di incrociare questi due vitigni nell'intento di ottenere un vitigno che fosse un pochino più colorato, molto simile al Sangiovese ma più colorato. In realtà, oggi come oggi, il Merlot, con il cambiamento climatico, con le estati particolarmente calde, rischia di arrivare a maturazione praticamente rinsecchito, passatemi il termine. Bisogna raccoglierlo molto presto, ed è sicuramente meno tollerante del Sangiovese alla siccità. Il Sangiovese dal suo ha questo grappolo spesso molto compatto, che invece e pochi fenoli. Per cui incrociando le due, alla fine abbiamo ottenuto un vitigno, questo merlese qui, che è molto meno precoce del Merlot, ma più precoce del Sangiovese, ha il grappolo più spargolo rispetto al Sangiovese e quindi è molto più tollerante ai marciumi, ha una bellissima intensità colorante, pari a Merlot direi, mantiene il fruttato rispetto a Merlot che magari ha queste note erbacee, qui le note erbacee sono accompagnate e un pochino mitigate da un fruttato e da un'acidità invece più sostenute. Spesso e volentieri, io lavoro anche per una cantina sociale, in cantina sociale ci arrivano dei Merlot praticamente col pH alto dell'acidità alcune annate, mentre invece appunto questo vitigno qui riesce a conservare molto meglio l'acidità. E quindi insomma diciamo che dobbiamo guardarci in perché ci possono essere appunto nel panorama varietale, sono 100 le varietà che si possono coltivare in Emilia-Romagna, trovare quella giusta per il proprio ambiente, insomma, dovremmo farcela, ecco. Poi un'altra cosa che ovviamente adesso viene molto ricordata sono questi vitigni resistenti, che possono comunque darci una mano ad avere diciamo meno impatto ambientale. Non è vero che non bisogna trattare o trattare pochissimissimo, perché comunque sono vitigni che devono essere. Dobbiamo mettere a punto una nuova strategia di difesa per questi vitigni qui. Sicuramente ci consentono di risparmiare in termini di trattamenti, però non possono essere lasciati a se stessi. Sono resistenti soprattutto a peronospora, ma visto che non piove più, direi che questo qui è l'ultimo dei nostri problemi. Sono un po' meno tolleranti all'oïdio, anzi, i vecchi vitigni da incrocio erano assolutamente. Avevano una debolezza incredibile appunto nei confronti dell'oïdio, infatti molti sono stati abbandonati. Hanno il difetto che maturano molto presto, alcuni forse ce la fanno ad arrivare un pochino più lunghi, però per zone molto alte, magari dove c'è difficoltà anche a fare i trattamenti eventualmente dopo una pioggia, potrebbero appunto potrebbero dare una mano. Quindi anche questo è una possibilità nel panorama dei vitigni che coltivabili in Emilia Romagna. Adesso andiamo a guardare invece i parametri ambientali appunto su cui possiamo andare a lavorare, aria, acqua e suolo, vi dicevo. Allora, intanto appunto questi gas serra di cui spesso siamo accusati di essere grossi contributori. In realtà diciamo che l'agricoltura contribuisce a livello di Unione Europea a un 10% delle emissioni di gas serra. E dicevo, molte sono legate al settore allevamento, diciamo, piuttosto che non alla coltivazione. Però diciamo che sicuramente anche noi abbiamo le nostre responsabilità e dobbiamo cercare comunque di migliorare, di integrare il più possibile quelle che sono le tecniche innovative, avere comunque approcci diversi sia all'allevamento magari che alla coltivazione, e cercare soprattutto di fare un uso più efficiente dei fertilizzanti. Adesso giusto così per fare una parentesi, consideriamo che c'è gente che sparge concime in superficie nei vigneti, un pochino di azoto per far partire la vigna ci vuole, ma se non piove, se è caldo
abbiamo avuto appunto delle partenze, delle primavere molto calde e senza pioggia, questo concime lì in superficie no, non va da nessuna parte, quindi per quale motivo dobbiamo andare a spargere dei concimi granulari, quel po' di azoto pronto che c'è va a finire in aria e disturba e il resto rimane lì in superficie. Quindi magari concentriamoci su altre cose e magari facciamo un trattamento fogliare. Con i concimi piuttosto che non andare a sprecare concimi. Adesso sono anche aumentati molto di prezzo, quindi ci stiamo attenti due volte. Poi bisogna avere riduzione degli sprechi alimentari, minor consumo di prodotti che generano anidride carbonica e va bene. Allora, i professori prima hanno fatto vedere tutta una serie di cose a proposito del cambiamento climatico. Io non sono una fashion blogger, però questa diapo qui mi è piaciuta molto perché effettivamente è una prova tangibile del cambiamento climatico. Scusate, ogni tanto bisogna sdrammatizzare anche un po', per cui va bene così. In realtà andiamo su cose un po' più serie. Poi mi sono persa dei pezzi, appunto, di come sono cambiati gli indici climatici nel tempo e di come si prevede possano ulteriormente cambiare. Quindi, sicuramente la viticoltura rischierà di occupare spazi diversi, insomma, probabilmente dovrà lasciare certi ambienti e ne potrà conquistare altri, potrà spostarsi verso nord, come al tempo dei Romani, quando la viticoltura arrivò praticamente nell'Inghilterra meridionale, insomma, una cosa del tutto simile. Allora, andiamo a vedere l'acqua. Noi ci dimentichiamo quanto veramente questo bene sia prezioso e di quanto rischiamo effettivamente di non averne a sufficienza. L'utilizzo, vabbè, di acqua sulla terra ce n'è, per carità, però quella che effettivamente possiamo utilizzare, l'acqua dolce è il 2,8%, insomma, e la maggior parte è nei ghiacciai, ormai ridotti al lumicino, nelle falde freatiche, quella che poi sostanzialmente utilizziamo. L'agricoltura è un grosso consumatore di acqua, vedete, il 68% del consumo di acqua è colpa nostra, il 22% nell'industria, il 10% è quella invece dei bisogni individuali. Adesso sento un po' tutti gli agricoltori in giro che dicono: adesso fra un po' ci toccherà aprire i rubinetti, dobbiamo irrigare questo. Hanno già cominciato a irrigare i bietoloni appena trapiantati, ma forse anche le viti bisognerà irrigarle. Però loro sono abituati ormai che aprono un rubinetto e irrigano, ma i consorzi sono chiusi e quindi la distribuzione dell'acqua al momento non è sicuramente garantita, ma per poterla garantire il Po magari deve anche alzarsi un po' di livello. Quindi andiamoci piano a pensare di aprire rubinetti e usare l'acqua in maniera indiscriminata, perché veramente ne abbiamo sempre meno e dovremo centellinare l'uso sempre di più. Dicevo, il suolo 2015, l'anno del suolo, e la FAO mise in giro, insomma, questo poster sul suolo, sulle funzioni del suolo, ed effettivamente appunto il suolo è veramente qualcosa di importante. Noi pensiamo sia solo il sostrato su cui camminiamo, in realtà c'è molto di più, ma soprattutto è un filtro estremamente importante, ci pulisce anche le acque, se vogliamo. E fornisce sostegno, nasconde anche l'archeologia, insomma, ecco, se vogliamo, però insomma, ha veramente tante funzioni ed è una risorsa anche questa preziosa che dobbiamo, su cui dobbiamo riflettere, insomma, ecco, non possiamo minimizzare e usarlo in maniera indiscriminata. Intanto appunto le funzioni del suolo che qui sono state esemplificate secondo la classificazione di Bloom. Intanto è qualcosa da cui si possono estrarre materie prime e acqua. Il famoso gas che di questi giorni diciamo nelle notizie, nei titoli di tanti giornali. È supporto fisico per edifici e strutture artificiali, serve per produrre biomassa, serve per filtrare, ha un enorme potere tampone, serve per stoccare e avvengono all'interno del suolo trasformazioni chimiche e biochimiche e serve per conservare biodiversità, materiale genetico potenzialmente utile
e inoltre mantiene appunto il patrimonio geogenico e culturale. Tutto qua. Le principali minacce al suolo. Beh, intanto la impermeabilizzazione che è stata fatta asfaltando anche le cave d'Anie, momenti, l'erosione, questi forti eventi climatici, queste precipitazioni improvvise e violente portano ad accentuare i fenomeni di erosione, che comunque insomma, dire, sono in buona parte anche nostra responsabilità perché il ritocchino predispone all'erosione, quindi la gestione del suolo deve essere assolutamente oculata, proprio perché appunto le sistemazioni di questi ultimi anni hanno predisposto all'erosione. Bisogna stare attenti alla sostanza organica, c'è stato un impoverimento enorme in termini di sostanza organica. C'è un'azienda che ho preso a mano un po' di anni fa, no, perché l'inerbimento mantiene la sostanza organica, vai sotto 10 centimetri, c'era lo 0,5% di sostanza organica. Diciamo che insomma, insomma, con tutto il rispetto, è un po' pochino, ecco, per riuscire a farci sviluppare sopra un vigneto in maniera decorosa. Insomma, quindi l'inerbimento ci dà sicuramente una mano, però dobbiamo cercare di partire da una buona dotazione. Le concimazioni di fondo, mi sono resa conto che moltissimi non sanno cosa siano, estirpano e piantano senza considerare di mettere in questo momento qui, estremamente importante, perché le vigne dovrebbero durare quei famosi almeno 25 anni, insomma, una dotazione importante di sostanza organica serve, perché poi con l'inerbimento dove stanno le radici non ce ne arriva poi così tanta, secondo me, comunque. Poi la perdita di biodiversità, effettivamente ci sono dei terreni che sono veramente poveri in termini di biodiversità, sia microbica che flora e fauna vera e propria. Sono inquinamenti e contaminazioni importanti. La compattazione, perché effettivamente la meccanizzazione ha portato anche fenomeni di compattazione importanti, frane, smottamenti e quant'altro, ma ho lasciato per ultima la salinizzazione perché magari ai piacentini interessa meno, però effettivamente qui nel Ravennate, lungo le coste, insomma, si sono registrati, causa appunto queste estati calde e siccitose, dei fenomeni di introgressione salina importanti. Praticamente i fiumi avevano acque salate fino a chilometri dalla costa, fino a 7-8 chilometri, e quindi questo porta appunto a richiamare acqua salata verso l'interno e le falde, per esempio moltissima orticoltura deve essere gestita con accuratezza perché anche molte falde si sono salate. Mi è capitato anni fa, 2 o 3 anni fa, un collega che aveva un problema con un vigneto, cioè meglio, erano due vigneti, uno veniva irrigato con un pozzo, l'altro, pure a breve distanza, invece veniva irrigato con un altro tipo, non mi ricordo se era un'adozione, insomma, da consorzio irriguo. E praticamente c'era un grossissimo problema, non riuscivano a capire perché e per come. Insomma, alla fine ho suggerito di fare una valutazione delle acque, perché appunto, ed effettivamente è emerso che avevano sparato acqua salata e quindi questi viti qua manifestavano appunto dei sintomi legati appunto alla salinità dell'acqua e del terreno, anche perché appunto c'era stata questa situazione. Okay. Dicevo, l'importanza della sostanza organica. Direi che è fondamentale perché intanto la sostanza organica migliora le proprietà fisiche del terreno, quindi migliora la struttura, migliora la permeabilità, migliora anche la ritenzione idrica. Quindi, se dobbiamo risparmiare acqua, dobbiamo avere nel terreno una situazione tale per cui quest'acqua viene ritenuta il più possibile. Ha importanti funzioni nutrizionali, sicuramente, perché poi appunto disponibili in maniera insomma, continuativa i vari elementi nutritivi senza eccessi in qualche modo. Ha delle funzioni stimolanti perché
stimola l'accrescimento e l'assorbimento radicali, agisce sulla microflora e la microfauna del suolo, aumenta la capacità di scambio cationico e quindi la nutrizione. Ho messo qui appunto questi i valori di sostanza organica di quando la viticoltura era diciamo ancella dell'agricoltura e tutte le aziende avevano l'allevamento, quindi nei primi 900 avevamo terreni mediamente anche qui nelle nostre nella nostra regione intorno al 4% di sostanza organica, ai primi del 2000 la sostanza organica mediamente era già scesa sotto il 2%, è più facile trovare con le analisi del terreno situazioni di sostanza organica intorno a 1%, piuttosto che non intorno al 2%, 2% è già un successone. Allora, diciamo che la sostanza organica è fondamentale, la sostanza organica nel suolo e l'attenzione al suolo. È una roba tipica quella dell'attenzione al suolo dell'agricoltura biologica, però a prescindere dal fatto che non ce l'hanno secondo me spiegata bene, insomma, però ci sono un sacco di finanziamenti per cercare di avvicinare le persone a convertire le aziende al biologico. Bisogna fare tesoro di questi finanziamenti qui, che non sono fini a se stessi, ogni tanto qualcuno si stufa e fa finito il finanziamento, finito il biologico, ma è diciamo un modo per darci una mano a sostenere il passaggio verso un tipo di agricoltura che sarà sempre più biologica, anche se non certificata. Perché la tendenza è questa: entro il 2030 dobbiamo ridurre del 50% i principi attivi che possiamo utilizzare nella difesa della vite. Quindi è chiaro che dobbiamo abituarci a un grosso cambiamento nell'agricoltura, e oggi come oggi, appunto, questi contributi ci possono dare una mano a sostenere lo shock del cambiamento, a rendercelo un pochino più soft. Quindi si può approfittare di questa situazione qui, non del soldo fine a se stesso, ma per imparare una metodologia nuova di approccio all'agricoltura. Perché nessuna forma di agricoltura può prescindere dalla sostanza organica, intanto. L'agricoltura biologica, dicevo appunto, si fonda sulla disponibilità e sulla ricchezza di sostanza organica nel terreno. È chiaro che a volte succede che bisogna portarla questa sostanza organica e ha degli aspetti economici non trascurabili, però è un investimento che nel tempo, secondo me, ripaga. Mi piace riportare questa frase del mitico professor Bonciarelli, che diceva che oltre ad avere aspetti tecnici ed economici, ci sono anche degli aspetti etici nella gestione della sostanza organica del suolo, e infatti lui diceva che il mantenimento della fertilità dei terreni su un livello non inferiore a quello che la nostra generazione ha trovato è un imperativo categorico imposto dai nostri doveri verso le generazioni di domani, che deve essere anteposto ad ogni considerazione di ordine contingente. Forse l'ha detta così, non l'ha scritta bene, perché mi sembra che non è che se la ricordino in tanti questa frase di Bonciarelli. Va bene. Comunque, ho riportato qui alcuni passi del regolamento del biologico, che poi adesso andrà a cambiare, però diciamo che sostanzialmente questi qui sono i fondamenti dell'agricoltura biologica. E non è che vi voglio costringere appunto al biologico, ma nel titolo della mia presentazione ho parlato di agricoltura del buon senso. Ci sono tante belle cose che ci sono di estremo buon senso nella pratica biologica, che secondo me dovrebbero essere tenute in considerazione da tutti, come vi dicevo. Quindi mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la stabilità del suolo, la sua biodiversità, vuol dire che sono tutti elementi questi che sono assolutamente da tenere in considerazione. Adesso vado di lungo perché dobbiamo chiudere alle 8, giusto? Quindi è tardissimo. Andiamo a parlare appunto di a questo punto ho parlato di suolo, di rapporti tra suolo e pianta, ne parlava prima anche Frioni, e ho riportato anch'io questi nuovi portinnesti della serie M, perché appunto l'M4 viene dato come portinnesto resistente, oltre che alla siccità, anche alla salinità. Vi dicevo, è una cosa questa che
non dobbiamo trascurare, insomma, perché cominciano a manifestarsi anche casi di questo tipo. Quindi, oltre ai vecchi porti innesti, abbiamo questi nuovi porti innesti da incominciare a provare. Perché quello che un po' mi dispiace è che a volte vengono calate delle situazioni provate in ambienti diversi come se fossero la panacea per tutti i mali. In realtà bisogna provare, 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 come diceva un famoso film, diceva un famoso film. Quindi è assolutamente importante quando si fa un nuovo impianto. Magari abbiamo alcune certezze, alcune sicurezze che ci vengono date dal vecchio, ma cominciamo a provare, perché insomma, se vogliamo mantenere le cose, dicevano i saggi, no? La tradizione si conserva se ogni generazione apporta almeno il 25% di novità. E quindi è assolutamente importante per mantenere le nostre attività, cercare comunque sempre di tenere in considerazione le cose nuove, provarle e verificarle su un pezzettino delle nostre aziende. Minimizziamo il rischio di impresa, ma accettiamolo perché può essere che ci sia di estremo aiuto per il futuro. Va bene, qua appunto sono ripartita dall'impianto, l'importanza della micorrizzazione. Le micorrize, appunto, scegliamo il porti innesto giusto e diamogli una mano ad espandere le sue radici nel terreno il più profondamente possibile, perché è là che magari c'è un pochino più di acqua. Le radici molto superficiali, le viti che dipendono esclusivamente dall'irrigazione, sono delle viti deboli, estremamente energivore, insomma, ma insomma, possono andare poi in difficoltà mo molto più facilmente. Quindi cerchiamo di spingere i nostri apparati radicali in profondità. Compatibilmente con le situazioni, io cerco sempre nei primi anni di dire ai miei clienti, ai miei soci, di lavorare il terreno, e di cercare di spingere le radici in profondità e di cercare di non esagerare con il voler creare subito la pianta, perché il primo anno bisogna fare un apparato radicale molto importante. Il futuro sarà negli apparati radicali belli, robusti e ben creati all'inizio. Se ci concentriamo troppo sull'anticipo di produzione, i famosi 3 anni di allevamento che vogliamo far diventare 2, si crea veramente il rischio di fare degli impianti molto scompensati e quindi è una rincorsa continua. Creiamo un impianto robusto all'inizio, poi dopo vediamo un po' alla volta di costruire la parte superficiale, insomma. Le micorrize dicono che potenziano gli apparati radicali fino a 800 volte. Io mi accontento anche di 400, che è già sufficiente, però effettivamente riescono a far esplorare alle nostre piante uno spazio decisamente più ampio nel terreno. Possono consentirci di avere maggiore disponibilità di nutrienti, di microelementi, possono dare maggiore vigoria, maggiore rusticità soprattutto alle piante, ci danno la possibilità di tollerare meglio gli stress abiotici, soprattutto lo stress idrico, e poi hanno anche un'azione di stimolazione nella pianta perché c'è questa produzione di ausili, cioè di ormoni in qualche modo che danno stimolo alla pianta. I vantaggi che ci possono essere per il suolo? Beh, intanto una modifica della struttura del suolo perché producono dei polisaccaridi, poi c'è un ripristino della biodiversità del terreno. È chiaro che se si usano delle micorrize alloctone, non è detto che si insedino subito nell'ambiente, magari bisogna tenerle un attimino rinforzate, diciamo, negli anni successivi, oppure si possono usare prodotti che danno una mano invece a stimolare lo sviluppo delle micorrize, diciamo, autoctone in qualche modo. Poi, vabbè, contrastano la sindrome da reimpianto. Con il famoso Lycos-ATF abbiamo cercato di risolvere con, direi, buon successo problemi, ad esempio, di armillaria in alcuni vigneti che erano stati spiantati e reimpiantati subito, insomma. Danno un certo arricchimento di sostanza organica, aumentano la vitalità microbica e inoltre ci consentono di avere diciamo, un minimo di prevenzione. Le piante sono un pochino più robuste e
soprattutto si creano questi consorzi, diciamo, microbici, colonizzano il nostro apparato radicale e contrastano la diffusione magari di altre malattie di tipo radicale sempre. Aumentano la resistenza meccanica dei tessuti radicali e inducono anche una resistenza sistemica in qualche modo. Per cercare comunque di migliorare la vitalità del nostro terreno, per esempio abbiamo cercato di mettere anche della sostanza organica buona. Ultimamente abbiamo, grazie a una piccola startup, trovato del vermicompost e lo distribuiamo insieme a zeolite all'impianto. Oppure appunto cerchiamo di migliorare delle situazioni di terreni un pochino compromessi appunto interrando con la vangatrice, che è uno strumento assolutamente da rivalutare soprattutto in collina, per cercare di interrare la sostanza organica. Questo qui è il processo di produzione del vermicompost fino alla distribuzione, quindi questa qua è la distribuzione localizzata e poi dopo siamo passati con la vangatrice per interrare il tutto. Un'altra cosa, insomma, questi lì sono gli effetti, insomma, del vermicompost, perché anche questo arricchisce moltissimo la microbiologia del terreno, quindi ha un effetto assolutamente positivo. E un'altra cosa che abbiamo fatto ultimamente, proprio per cercare di aumentare sempre le dotazioni di sostanza organica e per limitare le erbacce anche, la semina di soveci. Soveci, che non vuol dire seminare favino per quello che mi riguarda, ma dei miscugli dove oltre alle graminacee che contribuiscono a dare una bella massa, ci sono anche altre essenze, come ad esempio questo caso qui, colza, con queste belle radici robuste che riespaccano anche un po' il terreno, la faceglia, perché un po' poi, voglio dire, anche la bellezza conta, e è una pianta che, tra altre cose, attira anche le api, quindi diciamo che insomma, i miscugli ci possono dare una mano. In questo caso qui il miscuglio era stato inizialmente rullato, poi avremmo dovuto interrarlo. Quell'anno lì, siccome non pioveva mai, abbiamo pensato di usarlo come pacciamante ed effettivamente ci ha limitato molto l'evaporazione dell'acqua. L'abbiamo interrato soltanto in autunno. Ecco qua, dicevo che ci piace ultimamente mettere nel terreno il vermicompost insieme con la zeolite, o comunque mettere la zeolite per appunto rendere un po' meno dipendenti dall'acqua i nostri vigneti. La zeolite assorbe acqua fino al 60% del suo peso, favorisce lo scambio ionico, migliora il terreno, rimane nel terreno perché non si decompone, appunto trattiene acqua e nutrienti, li cede nel tempo, e poi ovviamente migliora la reazione del terreno, e l'aria nel terreno è assolutamente importante. La compattazione significa assenza di aria, quindi decompattare e mantenere possibilmente aria nel terreno. Eccola qua la zeolite, che oltre a metterla nel terreno la usiamo anche sulla chioma, perché la zeolite, un po' come il kaolino, aiuta a riflettere la luce, quindi abbiamo temperature più basse, evitiamo le scottature, ma soprattutto abbiamo anche un effetto, diciamo, ci consente di far aderire meglio i prodotti di copertura e ci consente di ridurre notevolmente i prodotti che vengono utilizzati, e mantenendo la loro efficacia. Quindi anche nell'ottica di una riduzione del rame, la zeolite ci dà una grossa mano. Ha effettivamente anche di per sé comunque un'azione. Crea condizioni sfavorevoli allo sviluppo dei patogeni sulla botrite. Noi l'antibotritico magari facciamo fine fioritura, ma poi dopo andiamo di zeolite se per caso ci dovesse essere bisogno. È inutile fossilizzarsi su trattamenti antibotritici costosissimi e pochissimo efficaci, mentre invece con la zeolite ultimamente stiamo andando veramente molto bene. E inoltre contrasta anche l'azione di alcuni insetti. Insomma, non gli piace stare sul ruvido a certi insetti, quindi la zeolite ci dà una mano. L'applicazione del caolino, avevo cominciato a farla già nel 2013, e dalle osservazioni così empiriche, io non ho uno staff di collaboratori, quindi me le faccio e me le canto, però poi insomma ho avuto conferma di queste cose,
avevo trattato proprio nell'ottica di piante, i famosi progetti qualità delle cantine sociali, no? I grappoli, tutto defogliato, grappoli esposti, poi arriva il caldo, un guaio. Quindi l'avevo fatto soprattutto in un'ottica di riduzione delle scottature, di preservazione degli antociani. E poi in realtà in un vigneto la parte non trattata era stata decisamente più attaccata dalle cicaline. Adesso le foto, sono una pessima fotografa, vedete che comunque ci sono questi bordi colorati, erano punture di cicalina, mentre invece le piante trattate con caolino, la raccolta praticamente si mostravano ancora piuttosto a posto, insomma. Ecco, quindi ha un'azione anche di contrasto contro alcuni patogeni, l'azione sulla botrite, come vedete. Questo qua era il vitigno, il vigneto trattato, imbiancato con il caolino. Questi qui, appunto, gli effetti sul problema delle scottature. Questo è un lavoro di Filippetti, che anche a Bologna hanno lavorato sugli effetti delle alte temperature, nell'accumulo degli antociani. E appunto questi qua alcuni numeri comunque che avevo rilevato e alcuni confronti appunto con dati invece presi nell'emisfero australe, con la riduzione effettivamente con l'uso del caolino delle temperature. Ora non ho quelle macchine sofisticate che ci avete voi per fare i rilievi, però basta mettere una mano all'interno della chioma trattata con caolino e in una chioma invece non trattata e si percepisce subito la differenza di temperatura, quindi effettivamente c'è questa possibilità. Poi una cosa di cui mi vanto è di un vigneto piantato il 15 luglio del 2015, perché ci avevano un diritto in scadenza, bisognava assolutamente piantare entro il 31 luglio, però preparazione del terreno, una cosa o un'altra, insomma, era caldino nel luglio del 2015, e per cui consigliai di trattare con caolino le barbatelle appena piantate. E poi man mano uscivano le foglioline e le tenevamo coperte di caolino. Beh, questo qua è il vigneto il 15 di agosto, vedete le strisciate bianche. Questo qua invece è il vigneto a luglio, e questo qua invece è il vigneto intorno al 20 agosto, se non ricordo male. E vedete che, insomma, tutto sommato, per questo impianto in extremis, alla fine non era poi andata così male, via. Ecco, un'altra cosa che sto provando con enorme soddisfazione è l'uso invece del Blu Vite. Vi dicevo prima, la micorrizzazione all'Octona va comunque tenuta rabboccata. Questo prodotto qui in terreni dove c'è comunque una certa presenza di sostanza organica, possono dare una mano invece a far sviluppare la microflora, la microfauna endogena, insomma, quella autoctona. E devo dire che l'ho provato con estrema soddisfazione. Adesso che ho messo, dicevo, sono una pessima fotografa, comunque questa foto qui c'è, cioè questo testimone non trattato, in cui si vede bene anche qui sotto, cioè le gemme non sono partite proprio tutte, è un cabernet a guyot, e vedete soprattutto la disformità dei germogli, mentre invece questi qui sono tutti un pochino più equilibrati, insomma, quindi un germogliamento un pochino più uniforme grazie all'uso appunto di questo prodotto. Ma soprattutto ho riscontrato, insomma, tutta una serie di effetti positivi. Dicevo, la maggiore uniformità di sviluppo, la minore esigenza idrica, minore stress. Si vede benissimo l'inclinazione del lembo fogliare rispetto al picciolo, insomma, nel trattato e nel non trattato. Una migliore resa del prodotto. L'anno scorso su un Cabernet siamo riusciti ad avere nella parte trattata una resa superiore del quasi 20%, e considerato un vigneto non irrigato, non irrigabile, e di conseguenza, insomma, devo dire che no, non è andata così male. E poi una cosa di cui gli enologi mi ringraziano è il fatto che l'uso di questo prodotto qui ha consentito una riduzione importante delle catechine in pignoletto, soprattutto per le basi spumante. E appunto sono rimasti molto soddisfatti e molto contenti di questa estrema riduzione del contenuto in catechine. Poi la migliore uniformità di colorazione delle bacche, magari sull'intensità non. Insomma, non c'è una differenza,
importante, a volte non è significativa, però c'è sicuramente una migliore uniformità nella colorazione delle bacche. E è stato, ho riscontrato, perché abbiamo fatto tutto un altro progetto di valutazione della microflora e microfauna del terreno, e ho notato una minor presenza di nematodi. Da un lavoro fatto in California, dove i nematodi sono decisamente più fastidiosi che nelle nostre zone, ed effettivamente questo prodotto ci consente di avere anche appunto una minore presenza di nematodi, e sappiamo che sono fastidiosi perché trasmettono anche virus. E poi questo è tutto da vedere, ma sembra ci siano delle prove in corso. Secondo me c'è anche una riduzione nella manifestazione dei sintomi di mal dell'esca. E quindi chissà, magari qualcuno ci lavora su e mi dice se questa intuizione è buona oppure no. Direi che spero di non aver sforato il cambiamento climatico in atto, ma attenzione che per cavalcare l'onda servono conoscenza, consapevolezza, determinazione e tecnica. Questi sono, direi, i quattro punti fondamentali, perché altrimenti poi si rischia di farsi male. Grazie per avermi sopportato e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie mille.